Allora, ho scritto di boccia su nordest.it. Ci tenevo molto, ma il mio pensiero è, non essendo mia la testata, poi conosco Edoardo Pitalis, insomma, che cerca di essere sobrio. Il mio è un pensiero di centrodestra. Io sono d'accordo con Salvaggio Lucarelli. Lei lo sta ricattando, sta Maria Rosaria Boccia, insomma, non... Basta pensare quello che dice il marito di questa signora. Mi è bastato un anno. Ok? Quando una persona dice sì, l'avrei fatto, io non mi posso spostare per il mio lavoro, l'avrei fatto per un incarico di prestigio. Ah, certo. Prima lo fai per prestigio, fai curriculum, cerchi di, insomma, no? Adesso che San Giuliano si è dimesso, non serve screditare. Il centrodestra potrebbe prendersela con San Giuliano. Invece, cioè, voglio dire, anche il San Giuliano deve chiedere scusa a questa signora e alla sua famiglia. Ma perché? Ma perché? C'è questa signora che ascoltava, non so cosa abbia fatto, Ah, lei ha conservato quello che è arrivato dall'ufficio di San Giuliano, quindi la moglie. Ma... Ah, lei ha risposto per bugie. Lei non cerca visibilità. No, no. No, no. Per me lei vive per la visibilità. Era felice di... E adesso cercherà di vivere il più possibile del suo personaggio, rivelando, non rivelando, aspetto le scuse pubbliche, padre, e mi auguro che San Giuliano le muova delle critiche precise, no? Poi io, cioè, nel suo contro esposto, ha trovato anche conflitti di interesse anche in altri. Conflitto di interesse è uno solo. Vai a lavorare con una persona con cui hai una liaison. Ok? Conflitto di interesse è solo questo. E questo crea problemi perché questa signora crea problemi. Lo dice l'ex marito, anzi dice, parlate con il mio avvocato che vi spiega lui. Perché ricca di famiglia, benestante, non ha bisogno di lavorare e tutto questo, vive per diventare personaggio. E per diventare personaggio farebbe qualsiasi cosa. Aspettava questa occasione da una vita. Come spiega Repubblica, ad esempio, no? Ci ha provato con Lollobrigida, ha fatto tutto il giro. Perché? Perché una volta che... magari non ha registrato nessuno, però i comportamenti non sono risultati professionali di questa donna. Una donna che vive per il potere, ok? Con questo tipo di donna, a mio avviso, è meglio non avere nulla a che fare, ma diventa una paladina delle femministe, no? Beh. Questa donna ha avuto il rispetto, ma se lei avesse avuto il rispetto istituzionale, non avrebbe pubblicato, non avrebbe pubblicato. Lei dice di la verità, ma quale verità deve dire? Quale verità mi pare che abbia ricostruito bene? Poi le spese venivano anticipate dal ministero. Ma io, boh, la pagava il ministero, lei era già operativa. Sì, va bene, lei cercava un'occasione di potere, ok? Lei si muoveva di fatto da vice ministro. Ti fidi di una persona, certo, va sul palco, gli lasci il cellulare, no? Lasci il cellulare, ti fidi di una persona, no? Da innamorato, ma fidare.
si fida di una persona che aveva delle qualità, ha delle qualità nell'organizzazione di eventi, qualità che io conosco, che ho valutato sul campo, no? L'empatia, tutte queste cose. Quindi, lui, certo che si fidava, va a un convegno, interviene, la gente lo fischia. Ah, poi le accusa il ministro. Allora, Andrea Petrella è un freelance appassionato, è un napoletano appassionato, magari non è così preparato, ma Andrea Petrella è una persona vera, vera, non... Ok, poi io mi limito. Il mio pensiero è di centrodestra perché ci sono donne bravissime e c'è questa signora, come dice Anna Maria Bernardini De Pace, è un'arrampicatrice sociale. Ok? Questa persona, pur di arrivare dove vuole, fa di tutto. Ma quale verità deve dire San Giuliano? Cosa deve dire? Lei si muoveva già da consigliera, sì, da consigliera, di fatto da vice ministro, nel senso che lui si fidava di lei. La moglie tradita, naturalmente, l'ha fatto dissuadere uno, ma soprattutto... Al di là della moglie, i colleghi di palazzo, i colleghi del ministro del Dicastero, gli hanno consigliato di interrompere, ma non solo la moglie, secondo me in tanti. Poi lei ha registrato quella sola conversazione, ma figurarsi, lei ha visto, io so, io ho visto, ma ha visto perché Gennaro San Giuliano si fidava di lei, ok? Ha sbagliato a darle questa fiducia. Ci ha rimesso la carriera politica, ok? Fortunatamente recupererà il rapporto con la moglie, che mi sembra molto ma molto importante. Mentre questa signora verrà comunque la regia, non so, c'è. Cioè, chi è veramente Maria Rosaria Boccia? Una rivista, un'arrampicatrice sociale, lei tutte le cose le ha fatte da sola. Certo, vale quello che lei dice, cioè si propone con bella presenza, con il savoir-faire, con la bellezza, e su e giù, intorta le persone una volta, poi vedendo che vuole degli incarichi, vive per avere incarichi. Sì, ma il suo lavoro lo mette in stand-by, avrà dei dipendenti, non è che cerca lavoro, cerca delle occasioni di visibilità, ok? Cercherà di fare, ne parlavo con mia moglie, potrebbero chiamarla a fare la giudice a Miss Italia, potrebbe fare di tutto questa signora, la giurata, l'ospite fissa. Lei fingerà di rinunciare, dice che cerca l'oblio, ma è assolutamente falso. È assolutamente falso. Ok? Lei aspettava questa chance da anni, ok? Ci ha provato appunto con il ministro Francesco Lollobrigida. Non hanno i numeri di telefono l'uno dell'altro, sì, ma ho visto pubblicata una lettera di ringraziamento di Lollobrigida a lei, ok? Quindi parliamo di il mondo è pieno di arrampicatrici sociali, ha detto bene la senatrice, una parlamentare patriarca di Fratelli d'Italia, no, di Forza Italia, direi, no? Cioè, parliamo di una persona che si accredita ovunque, che si presenta. Ce l'hanno fatta tante, tante donne nel governo Berlusconi, lei magari sono 5 anni che fa politica. Sì, va bene, si inventa questo, leviamo l'IVA, sì, va bene, ma benissimo. Poi quando t'allarghi, no? T'allarghi, succede. A me sembra normale, no? Nell'istante in cui vai a...
a porti in questo tipo di mondo, no? E vivrà, c'è, certo, col centrodestra chiuso, col centrosinistra, cioè con l'opposizione, a mio avviso, avrà delle chance. Non è un personaggio di spettacolo, ma se non aspetta altro che fare spettacolo, questa signora, Temptation Island, tutte queste cose, ma scherzi, ma non scherziamo. Questa signora, pur di diventare personaggio, fa di tutto, ha studiato comunicazione, bravissima. C'è una bella cosa di cui dice, chiamiamo il marito, dottore, signora, non dottoressa. Un anno mi è bastato, che evidentemente, con gli studi che ha fatto, con l'abilità, evidentemente la lettura che do io è che il marito diventa un vassallo, ok? Il marito diventa un vassallo, o magari non so chi sia, magari è una persona molto ricca, cioè ti metti lì con, non so neanche chi sia l'avvocato, non esce, ma nelle pieghe della legge, no? Nelle pieghe della legge. Questa signora è espertissima. L'idea che mi sono fatto io è questa. Quindi, lei ha visto cose, ha sentito, so, le prove, non ho registrato niente. Ah, non ha registrato niente. La dottoressa Boccia. La laurea telematica, a mio avviso, è una laurea di categoria B. Ok, Milano Fashion Week, no? Fortunatamente l'hanno diffidata dall'usare quel marchio. Ok? Questa signora, sì, certo, lei ha già un lavoro, cerca però di vivere delle. Ah, perché lei dice che è successo. Giustamente gliel'ha chiesto Telese, se fosse brutta. Beh, certo, se fosse brutta. Se fosse brutta, San Giuliano mica si sarebbe innamorato di lei, invaghito di lei, no? È evidente tutto questo. Uno. Ci sono queste figure sono quindi San Giuliano purtroppo si è invaghito di una persona di cui non avrebbe dovuto invaghirsi. Perché è una persona che dice di la verità, ma quale verità deve dire? Cosa deve dire ancora? Quale verità? Deve chiedere scusa pubblicamente a lei e alla sua famiglia? Boh, è stata un'avventura, lui, ma non so neanche. Ah, era lui che voleva che pubblicasse le foto. Sì, probabilmente era felice di avere un amante così affascinante che poteva anche aiutarlo appunto nell'uscita dei grandi eventi, insomma, no? Ha pagato personalmente di fronte a una persona che, come dice Anna Maria Bernardini de Pace, è assolutamente, non so neanche, cioè, è calcolatrice, la comunicazione, l'ufficio stampa ha fatto acqua. Andrea Petrella è una persona vera, seria, verace, ok? Non ha l'abilità di questa signora, ok? Ma meno male che esistono, meno male che esiste Andrea Petrella. Mi ha sorpreso vederlo lavorare con il ministro, evidentemente si conoscono da tempo, io l'ho conosciuto a Parma, si ricordava lui di me. Ecco. Andrea Petrella è un grande personaggio, un enorme personaggio. Per enorme intendo una persona vera, che ha un bel curriculum di collaborazioni, poi ha avuto questa occasione con San Giuliano e credo l'abbia sfruttata discretamente, ma lui ha detto la verità. È una che si accredita, che si intrufola, l'hanno detto tanti. Ok? Quindi adesso con la destra ha finito. Fortunatamente per la destra. Adesso, ma tranquillamente, può diventare parlamentare con una forza qualsiasi perché
perché a mio avviso può fare come Vannacci, cioè può intercettare quel voto di protesta, può intercettare quelle persone che ce l'hanno a morte con il centrodestra e in lei possono vedere la figura giusta, poi le femministe, le donne, i diritti delle donne. Ma cosa sei? Io non ho ancora capito perché, ascoltando con attenzione, io non ho ancora capito perché il ministro Sangiuliano si dovrebbe chiedere scusa. Quando la nomina è stata sconsigliata, è stata fatta saltare dalla moglie, ma soprattutto anche dai suoi collaboratori, era stato messo in allerta, no? Perché questa signora è arrivata appunto, lui si fidava di lei, le ha mostrato, come lei ha detto, il cellulare, quindi ha visto cose, benissimo. Lei ha visto, va bene, ma se ha visto, cosa deve fare? Cosa deve fare San Giuliano? Chiedere scusa per cosa? E lei ritorna nell'oblio? Ma per carità, ma per carità, ma quando anche fosse incinta di San Giuliano, e credo sia una fake news, problemi loro, voglio dire, San Giuliano, felice di avere con sé una bellissima, tra l'altro, in tante foto questa signora si usa i famosi filtri, no? Perché vista in TV è un conto, può anche dimostrare vicino ai suoi 42 anni. Vista invece in foto sembra una ragazzina, ma sembra una ragazzina perché usa i filtri. Ecco, quindi io di queste arrampicatrici sociali, di queste bellissime, ripeto, ne ho viste, ne ho conosciute. Vorrei anche intervistarle. C'è una marea di donne nel mondo, che si fanno largo in questo modo, approfittando della debolezza, di uomini di potere, perché vuol dire tutti siamo. Ma ecco, questo non vuol dire essere macista, sessista, no, è un dato di fatto. Le situazioni sono quelle. Dopodiché, essendo benestante, avendo la famiglia alle spalle, eccetera, eccetera, avendo magari degli ottimi legali, riuscirà. Il ministro mi deve chiedere scusa. Ah, l'uomo, la persona, ma chiedere scusa per cosa? Ma per cosa? Ah, perché negava il suo ruolo. Lei voleva un ruolo. Cioè, allora, al ministro hanno sconsigliato di averla. Poi era pronta la nomina. Lui ha cambiato idea, per fortuna sua, in tempo, perché chissà cosa sarebbe successo se l'avesse contrattualizzata. E comunque, anche se l'avesse contrattualizzata, questa signora avrebbe fatto di tutto, pur di arrivare lei al potere. È lei che è incontrollabile, non è lui. Okay. Dopodiché, che lui si sia difeso anche dicendo che anche altri politici hanno fatto assumere delle collaboratrici di cui si sono invaghiti. No, Franceschini, leggevo su Libero, i precedenti ci sono. Lui magari è comparso troppo spesso. Era felice di avere accanto una bellissima signora. La verità che lui, ma lui può anche averle detto: con mia moglie non ci vediamo più da anni, ma è sposato solo da 6 anni. Non credo che si sia sposato poi dal giorno dopo. Poi, e appunto, che io ho letto che non l'ha mai detto, io abbandono mia moglie, io mi separo, escludo, escludo. Poi non è che io, cioè,
ci sono queste donne, per fortuna non lo dico solo io, arrampicatrice sociale, ok? Poi, ci sono persone molto diverse, molto ma molto diverse. Lui è stato particolarmente sfortunato a incappare in una persona che gli ha fatto saltare l'apice della carriera, perché da ministro stava lavorando molto bene, secondo il centrodestra, se no l'avrebbero scaricato prima. Ok, tornerà al TG2, magari non farà il direttore, tornerà in Rai, insomma, fortunatamente mi auguro che non abbia ulteriori conseguenze, anche se, insomma, in politica funziona che si può mantenere il posto che si aveva prima per fare politica. Secondo qualcuno questo non è il massimo, è una delle tante contraddizioni. Ecco, Maria Rosaria Boccia, cioè, diffidare da quel tipo di donna, diffidare. Ma ci sono anche uomini che sono uguali, però sulle donne è più facile nel senso che è più l'uomo che si innamora di una bellissima, ok? E poi non si possono usare termini sessisti, ok? Oggi, no? Ma ci sono donne, non tutto questo succede quando uomini si dà, quando ci, voglio dire, poi Berlusconi era una roba diversa, nel senso che era talmente ampio il potere che, insomma, riusciva a giustificare, poi, insomma, sappiamo le intercettazioni, eccetera, eccetera. Ecco, ci fossero stati i social ai tempi di Berlusconi, no? E comunque, il punto è mai dare fiducia alle persone sbagliate. Io l'ho fatto con gli inquilini e ne pago tuttora le conseguenze. Ok? Questo è. Questo è. E mi spiace tanto perché questo signore questo intellettuale ha scritto 18 libri, ne ha 15.000, è una persona saggia, no? Non è un ministro per caso, non è vero che la classe dirigenziale di destra, di centrodestra, sia inadeguata. Chi è? Chi sarà questo giovane? Armato di casco, può darsi che sia uno dei giovani di... Ecco, quindi io penso ogni... Ma voglio dire... la carne è debole per tutti, cioè non capita. Poi, sì, il ministro è stato leggero nei comportamenti, no? Deve dire la verità, ma che verità deve dare? Deve dire la verità è, ho sbagliato a fidarmi di una persona che ha fatto di tutto per incastrarmi. E ha fatto di tutto, ho aspettato 8 giorni, ho rispettato le istituzioni, ma se sul suo profilo Instagram ha pubblicato di tutto. Io veramente ogni tanto resto senza parole. Sono d'accordo con Selvaggia Lucarelli, non sempre sono d'accordo con lei, stavolta sono d'accordo con lei. Sapete che io amo, poi vabbè, Selvaggia Lucarelli. Non so
non so se davvero sia stato, non so se davvero abbia scaricato il WhatsApp del ministro, duplicato il suo WhatsApp. Non è da escludere, perché vuol dire, se ha il telefonino, sì. Vuol dire, una così, essendo ricca, può avere anche due telefonini comodamente. Ma è chiaro, dice che ha solo quella registrazione. Ha visto un discorso fra donne, io la Meloni, ma lei può dire qualsiasi cosa. Per me ha ragione Magliaro, è completamente, cioè, è una donna che è arrivata dove voleva. A 42 anni è arrivata a essere un personaggio. Sapete quante bellissime vorrebbero arrivare lì? Hostess. Allora, tutto questo è sessismo? No, non è sessismo. Ci sono donne e assolutamente sarà capace di organizzare eventi e il wedding e la bellezza e tutto. Assolutamente, assolutamente questa signora avrà delle qualità, anche per organizzare eventi politici e eventi, grandi eventi, benissimo. Ma il punto è un altro. Il punto è un altro. Il ministro ha sbagliato a darle tutto questo spazio, questa fiducia. Era innamorato, ma neanche, cioè, ha trovato una collaboratrice avvenente e anche valida, avvenente e valida. Si fidava completamente di lei, no? Lei voleva assolutamente, e non escludo, e i suoi ricatti e dintorni, sono usciti, sono arrivati dopo. E dispiace proprio, dispiace perché dispiace tantissimo. Dispiace per l'uomo perché, ma tornerà a fare il giornalista, insomma, non è un problema cadere in piedi. Certo, al ministero stava lavorando bene, adesso ci penserà Giulia, insomma. Ma è un peccato che, lui ha provato ad andare avanti. Ma quando sei sotto ricatto, ottieni sotto ricatto il governo, perché questa signora tiene sotto ricatto, perché ha visto, ha letto, e quindi lui deve dire la verità, deve scusarsi con lei e con la sua famiglia. Ma che c'è? Per cosa? Per cosa dovrebbe scusarsi? Ah, perché non ha detto la verità. Ah, sì, forse una bugia l'ha detta, che non stava più insieme da sua moglie, ma credo che abbia anche dichiarato che mai le ha detto che avrebbe lasciato sua moglie. Io al posto di, beh, questa signora, cioè, boh, e pubblicava, è lei che è vittima, ecco. Il vittimismo di questa donna, per me è assolutamente incredibile, irreale. Poi la lettura, cioè, confrontiamoci tutti in TV, sì. Allora, io ho visto, ma non ho registrato niente. Lei non ha registrato nulla. Può darsi che non abbia registrato nulla, ma i parlamentari hanno capito che, e lei ci ha provato, appunto, si è fatta viva con tutti i gruppi politici. Ma sì, per fare eventi, per la medicina, no, per levare l'IVA dalla chirurgia estetica per le ragazze. Sì, certo, sì, bene, bene, bene. Secondo me ci sono altre priorità, poi, perfetto. Ok.
una dottoressa. A me diverte questo discorso della dottoressa, no? Ma quale dottoressa? Ma c'è, cioè, sì, va bene, ho pagato online, poi avrà preso, sì, vorrei anche vedere se sono veri i suoi diplomi. Perché così? Perché vorrei. Ma il punto è un altro. Il mondo è pieno di persone del genere, anche uomini, millantatori, no? Ha detto bene Andrea Petrelli. Sì, la comunicazione lei l'ha studiata. Benissimo, allora ha sbagliato la comunicazione del ministro, allora è colpa di Andrea Petrella. L'ha messa nella chat, l'ha esclusa, poi sono andati in ferie, cosa è successo? Ci ha ripensato e lei si è vendicata, facendo di tutto, no? Cioè, bastava che... E lei ha iniziato a pubblicare, no? Lei ha iniziato a pubblicare da Rospia, benissimo. Bastava che lei non pubblicasse nulla, cioè bastava che lei non pubblicasse gli audio, tutte queste cose. E succedeva, a mio avviso, relativamente poco, nulla. Perché anche Giorgia Meloni, non l'ha chiamata con nome e cognome. Ma chi è questa signora? Ma chi è? È una signora che con il fascino, ok, è riuscita ad arrivare laddove nessuno arriva, perché è così. Allora sai, cioè, San Giuliano è stato leggero, Gennaro San Giuliano, Jenny, è stato leggero perché ha portato nella stanza, aveva appena comprato gli occhiali, lei ha una risposta per tutto, se l'è fabbricata. Aveva appena comprato gli occhiali, questa signora aveva appena comprato gli occhiali. E la ragion per cui gli ha provati a, non so dove fu, a Montecitorio. Ha provato gli occhiali a Montecitorio. La diretta, no? Ma boh. Sì, è stato un caso. Sì, voleva provarli, li aveva appena comprati. Io ad esempio filmo senza avvisare le stanze della provincia, anzi la provincia non hanno problemi. Filmo senza avvisare le stanze del comune. No, c'è qualcosa veramente che non va, eh. C'è veramente qualcosa. Quindi, lei, il potere, cioè, è arrivata lì, e da cinque anni fa politica, no, da cinque anni crea questi gruppi, si autoaccredita, si autodefinisce, presidente di qua, presidente di là, si dà un ruolo. No? Benissimo. Poi fortunatamente fa una. Quindi questa signora arriva, poi inizia ha una chance e poi subito dopo vuole fare molti altri eventi perché vuole alimentare il suo personaggio. Ok? Benissimo. Quindi la dieta mediterranea, cose anche belle, ma sono cose anche populiste, insomma, no? Non è che serva lei per cambiare. Benissimo, quindi è riuscita ad arrivare dove voleva, brava, purtroppo San Giuliano è stato di un'ingenuità colossale. E gli costa la carriera politica, adesso si metterà in ferie, tranquillo, no? Tornerà al TG2, farà... o tornerà comunque in Rai, tranquillo. E questa signora diventerà personaggio, diventerà paladina dei diritti delle donne, no? È stata sedotta e abbandonata, no? Si è offerta lei, ok? Paolo Mieli ha detto bene,
di Pompei, G7 a Pompei, la relazione culturale, la pompeiana esperta. Non lo dico io, l'ha detto lui, eh? Uno dei più grandi giornalisti italiani. Non è che si fosse distratto, eh? Non è che l'ha detto gratuitamente. Allora, andiamo a mettere dentro l'automobile.